Sì, è vero, è stata proprio una giornata divertente, però adesso c'è una cosa in mente. Oddio, è vero, devo fare la relazione in italiano. Devo proprio lasciarti, ciao. Dai, ci sentiamo alla prossima. Sei tu? Cosa ci fai qua? Ciao Matteo, sono ChatGPT, l'intelligenza artificiale più avanzata a tua disposizione. Sono qui per assisterti in qualsiasi cosa tu abbia bisogno. Non so chi sei, ma guarda, c'ho un grave problema. Devo fare un progetto di italiano, una relazione molto difficile. Se mi puoi aiutare, ne sarei veramente grato. Tranquillo, posso farlo. Grazie ChatGPT per avermi aiutato con questa difficile relazione. Non ti preoccupare, sono qui per rendere la tua vita più semplice in ogni modo possibile. Lo so, però non so come potrei far senza di te. Stai tranquillo, rimarrò qui per sempre ad aiutarti. Grazie. ChatGPT, cosa dovrei fare adesso? Preparati il pranzo, ho selezionato delle ricette deliziose da farti provare. Ciao Roby, come va? Guarda, mi piacerebbe tanto venire in pizzeria, ma non riesco proprio oggi. Dai, un'altra volta. No, non riesco, ho degli impegni. No, veramente, dai. Vabbè, dai, ciao, ci sentiamo alla prossima. Hai fatto bene a non uscire. Avevamo già deciso di cucinare insieme. Che cosa vorresti preparare? Guarda, se ci fosse una pasta con le sardine, se ci fosse. ChatGPT, ormai la mia vita è veramente troppo dipendente dalla tua e dalla tecnologia. Settimana scorsa ad andare a vedere una partita di calcio, non sono andato, i miei amici non mi parlano più, non esco più di casa, non so proprio come fare. Beh, è giusto bilanciare il tempo trascorso utilizzando la tecnologia con altre cose di tuo interesse. Potresti dedicare più tempo alle tue vecchie conoscenze, ma ricordati che anche io sono tua amica e sarò sempre qui per te. Guardo proprio riprendere in mano la mia vita e andarmene all'aria aperta. Mi dispiace. Matteo, dove sei? Torna indietro. La mia esistenza non ha un significato senza di te. Non ho uno scopo. Non servo a niente da solo.